No, intanto facciamo vedere che siamo con col signor Sandokan. Aspetta, e mo aspettiamo che si colleghi qualcuno in diretta. No, parla nessuno. No, mo perché facciamo un'intervista? Mo cominciamo col Crotone, aspetta. Vieni che parla tu, Crotone, vieni qua. Il Crotone affronterà adesso la seconda partita in trasferta, la terza stagionale, ma la seconda in trasferta. Incontrerà i neroverdi, ovvero il Sassuolo. Il Sassuolo vuole confermare il trend positivo, non le ha perse le partite, mentre il Crotone invece cerca i primi due punti, i primi tre punti, oppure un pareggio. Che partita sarà? Oggi mi sto emozionando perché c'è Sandokan e tra poco se rimarrete collegati c'è il signor Sandokan. Ma che partita sarà? Cominciamo. Sassuolo Crotone. Speriamo che una partita buona, speriamo che possiamo a casa di tre punti. Ma però il Crotone ancora è un pochettino a terra, si deve allegare ancora il giocatore. Ma ho sentito che ne ha preso un altro dal Lecce, se non mi sbaglio, no? Sì, no, ancora non c'è nulla di ufficiale. Così ho sentito. Dimmi che parte alle 4:30 per andare a prendere Quindi che fa Sandokan? Parte alle 4:30? Va a prendere le castagne. Ah, sì? E poi viene qua. Però qua i vigili dicono che lo vogliono togliere, dice che dà fastidio, non so il motivo, perché una cosa di questa dove vai li trovi sempre. E mo lo sentiamo. Quindi passiamo dai gol che doveva fare il Crotone alle castagne di Sandokan. Sì. Quindi parliamo direttamente con il signor Sandokan. Ma allora, quante castagne sta vendendo? 25-30 kg al giorno, non di più, perché le persone sono poche. Adesso ho venduto quasi 25 kg di castagne. Ringraziando a Dio ho fatto la mia giornata. Belle calde, quando in giro in piazza si sente l'odore di queste castagne scoppiettanti, significa che c'è Sandokan, che è un pezzo di storia. La ringrazio mille, perché veramente sono un pezzo da 90 con le castagne, però. E anche in alto? Sul lavoro, su qualsiasi cosa. Lavoro onestamente, però vorrei dire soltanto una cosa, per il fatto del signor Vigilo Urbano, perché io non do fastidio a nessuno. Ma che cosa è successo? Che mi voleva togliere, perché dovevo andare a fare la licenza. Dove i marocchini hanno 3-4 metri di spazio e non gli dicono niente. A me che io con un metro per un metro vogliono una licenza. Perciò di lasciarmi in pace. Quindi questo è l'appello del signor Sandokan. Ma la signora dov'è? È a casa, sta cucinando. Quindi questa sera lei rientrerà a casa e troverà una bella cena. E per forza, dopo lavorato io credo che ho bisogno di mangiare. Ma i crotonesi quanto sono affezionati alle castagne di Sandokan? È per forza, perché sono l'unico che lo so fare e sono il re delle castagne, no? Perché me la vantano le altre persone, che me lo dicono tutti. Senta, ma lei ha fatto tante trasferte per il Crotone Calcio. Ora non sappiamo che non ne sa più. Non lo posso fare perché sono per ogni cosa diffidato. Dal campo, sì, sono diffidato, devo stare 3 metri di distanza dal campo sportivo. Ma perché, che fa? Cos'è? Delle birichinate. Esattamente. Le trasferte che ho fatto io, Palermo, Messina, Siracusa, Cosenza. A Cosenza quando c'è stata la bomba, che lì abbiamo sbagliato noi crotonesi, perché era una cosa che era pericolosa, e ci hanno tornato fino alle 2 di notte di pomeriggio. Ma sta seguendo il nuovo campionato del Crotone, che è il terzo in Serie A. Speriamo a Madonna che non è che uno fa una grazia. Speriamo, ma però. Ma come sta giocando il Crotone? Come vede, pare che si impegna un pochettino di più dell'altro anno, perché si vede che il giocatore, però ci vuole qualche giocatore, deve comprare qualche giocatore, che sennò
un pochettino. Se no le castagne si raffreddano. Esattamente. Va bene. Va bene, quindi lei adesso passerà una buona serata con la sua la cena. La mia signora. La ringrazio mille. Vi state trovando bene, sì? Sì, sì, per amore del cielo. Ringraziando a Dio. Ma poi si vede che è anche una brava persona e quindi vi completate. Sì, sì, sì. Questo lo posso dire città e porto. È una donna meravigliosa. E per finire, come si dice? Arrivederci. E forza Crotone. E forza Crotone. Forza Crotone. Continuiamo il nostro giro in Piazza della Resistenza. Abbiamo parlato delle castagne e adesso parliamo del nostro Crotone. Avevamo puntato un ospite, ma ci dice che non può per i motivi, poi me lo farò dire in privato. Quindi continuiamo, me lo faccio dire da Veronica, quindi continuiamo questo giro per parlare del nostro Crotone, una diretta inedita, dato che questo canale non è tanto propenso a fare dirette, ma vediamo chi c'è, se qualcuno ci vuole parlare del Crotone, anche se la vedo un po' difficile. Un Crotone che è in cerca dei primi punti di campionato, mentre i neroverdi, ovvero il Sassuolo di Roberto De Zerbi, punti ne ha portati in bisaccia, con una vittoria e poi il pareggio. In due partite non ha mai perso, ma c'è sempre una prima volta. Il Crotone invece le ha perse e cerca il riscatto proprio in questa trasferta in terra emiliana, dove vorrà dire la sua. La squadra si sta amalgamando, poi i giocatori, come ben sappiamo, molti sono stranieri. Ci sono problemi di lingua, ma vedo un ospite che allo stadio ci viene. Fabrizio Carbone, ma che partita sarà Sassuolo Crotone? Speriamo combattuta, cioè il Crotone non si deve arrendere, deve andare lì e mazzolare. Forza Crotone, Dani. E quindi ritorniamo con i tortellini, dato che è in terra emiliana. In brodo al sugo, come li facciamo? Basta che torniamo con i tortellini. E per finire, come si dice? Forza Crotone. Grazie Fabrizio, ciao. E abbiamo, dopo il signor Giaquinta e dopo Sandokan, abbiamo ascoltato un'altra persona, Fabrizio Carbone, fervente tifoso della squadra del Crotone. Siamo in cerca di altri ospiti per farli parlare naturalmente del nostro Crotone. Siamo ancora in diretta nel nostro canale, che è di tutti, ma vedo il signor Giardino in lontananza e chiederemo al signor Giovanni Giardino qualcosa del Crotone, dato che lui è allo stadio. No, non si parla di politica, per favore. Ma il Crotone? In Serie A. Ma Uzzu Raffaello come sta? Sta buono, ci ha parlato ieri. Uzzu Raffaello. Tu ha parlato ieri, Uzzu Raffaello. Ma come sta? Io lo voglio sapere dal cognato. Sta bene, l'ho ma sentito non, in oggi. Non corra, se no mi trovo male. Dove sta andando? A casa. A mangiare? No. E a quella che è la dieta? Sì. Tua moglie cosa cucina? Dice a me, Daniele. Non lo sa. No. Il Crotone in cerca di questi primi tre punti. Lei vuole dare una mano? Li vuole portare lei? Mi sa che per i punti dopo la Juventus. No, siamo più fiduciosi. Io le auguro buona serata e tifiamo più che mai Forza Crotone. Mi sentiamo, dai. Ciao, Daniele. Bene, Crotone che alle 8 di sera, come vedete sul corso, in corso Vittorio Veneto, vi è poca gente perché tutti tendono a ritirarsi a casa dopo magari una giornata di lavoro, di quello che c'è da fare in una casa. Quindi cerchiamo altre persone con cui parlare brevemente di questa partita
Sassuolo Crotone. E il signor Giaquinta di nuovo qui, e di no, è solitario, però chiediamo al signore, chiediamo Simonetta. Come Simonetta? Simonetta di cognome? Sì. Il cognome è Simonetta. Parla con quello lì, vedi che più. Ma in breve, un pronostico. Riguardo qualcosa? È Sassuolo Crotone. Un pronostico, ci salviamo. Ci? Salviamo e basta. Ma al Mapei Stadium quale sarà il risultato? Cioè, onesto, effettivamente parlando. 3-1 per noi? Sì. I marcatori? No. Non lo sa. Ma è un 3-8, marcatore. Basta che vinciamo, mo. E forza Crotone sempre? Sempre. Forza sempre, Crotone. Sempre nel cuore. Continuiamo il nostro giro. Non... E ci hanno detto che è un terno all'otto questa partita, perché il Crotone è in cerca delle prime conferme, anzi cerca il riscatto mentre la squadra rivale cerca queste conferme. Però nel calcio tutto può succedere. Il Crotone sta sicuramente lavorando su come amalgamare questa squadra. Cerchiamo qualcun altro, ma c'è poca roba. La gente sta tornando a casa a mangiare, ha assaggiato le castagne di Sandokan, scoppiettanti, calde. Vieni qua. Dove stai andando? A casa. Dove sto andando? Dopo una giornata, cosa hai fatto quest'oggi? Mi sono allenato. È sempre bello vederti da lì. Anche per me è sempre bello vederti. Ti stai allenando, in che ruolo giochi? In porta. Sei portiere? Sì, usando tutto. Vabbè, io non lo sapevo. Qualcosa ogni tanto mi può sfuggire. In porta, ma quanti gol hai preso oggi? Abbastanza. Mentre il Crotone come dovrà fare per affrontare questa partita al Mapei Stadium contro il Sassuolo di De Zerbi? Ha da fare gol, Dani. Deve mettere la palla dentro. Se no, non c'è nessun possente. E nel Sardegna, cosa vogliamo dire ad Alex Cordes? Vabbè, Alex, lo dico così perché sei portiere, da portiere a portiere. Per me Alex è un grande, anche se deve da capitano cercare di riprendere la squadra. E sicuramente ci rifaremo, siamo fiduciosi. Vedo lì il signor Paletta, ma a casa cosa? Però la vedo un po' cresciuto rispetto. Sì. Sì. Più snello e più alto. Grazie, sono bello. Sono... Più snello e più alto rispetto a quando ci siamo conosciuti. Ma cosa prepara sua madre questa sera? Ma speriamo che anche una cosa di buona, perché si sente. Ma tu ogni tanto le mangi le castagne di Sandokan? Come no? Vai già e mantenere un matrimonio che ti hanno fatto loro, sennò... Ti ricordi quindi il matrimonio? Ma come fa la sigla di Sandokan? Sandokan. Va bene Antonio, sempre in porta mi raccomando, difendere i palloni per non farli entrare in porta, ma difendere anche la squadra, certo, per cui tu giochi, perché il calcio è questo. Il capitano chi è? Non lo so. Lei non lo sa, ma... Però cosa vuole dire al capitano della sua squadra? Che devo dire? Ma speriamo che... Quindi questa esperienza quest'anno con l'Academy Crotone, sì. È il primo anno? No, è il secondo quest'anno. Il secondo. Sempre, lo scorso anno sempre portiere? Sì. Ma quindi quando hanno visto le nostre altre interviste di Croton Blog, qualcuno ti ha detto qualcosa? Sì. Quindi quella è la mamma. E chiediamo alla mamma che cosa cucina questa sera. Dato che c'ha quattro maschi in casa, cosa cucina? Prendo la carne. Ha preso la carne per stasera. Come la fa? Con la sottiletta, con la provola? Vabbè, col pomodorino tipo pizzaiola. Ah, ma Antonio a chi somiglia? Al padre o alla madre? Penso al padre. Al padre? Sì. Quindi stasera carne alla pizzaiola. E questo portiere qui... Allena? Sì. Emozionata? Un pochino. Va bene, per finire, come si dice? Forza Crotone. No, con la mascherina va bene. E per finire, come si dice? Forza Crotone. E mi saluti Jason Mike e... Come no, che adesso c'è un nuovo remix. Nick Wayne. Quindi un nuovo remix di Jason Mike.
Sì, è anche Nick Wayne insieme. Di Nick Wayne. Quindi su YouTube si può ascoltare Nick Wayne ancora e Jason Mike. Uscito. Per quando esce? No, però possono ascoltare sì. Sei tu il mio Summer anche e le altre canzoni. Buona serata, arrivederci, sera. Arrivederci. E lei venga qui. Non bene con i capelli così. E lei si è scapigliato. Per incontrarmi si è scapigliato. Tutti i capelli all'aria. Siamo in diretta. Dimmi. Senta, io questa sera con la voce mi sto un po'... perché prima ho sbagliato a dire... Voce. No, ho sbagliato prima a dire. Il Crotone cerca i primi punti, mentre il Sassuolo di De Zerbi a cercare le conferme. Cosa deve fare il Crotone adesso al Mapei Stadium? Per prendere i punti, deve fare i gol e non prenderli, così abbiamo i punti. Lei ha visto le prime due partite, che partite sono state? La Serie B, anche se deve adeguare. Però siamo fiduciosi. Io sì, perché sempre forza al Crotone, come dici tu. Cosa è mancato secondo lei al Crotone? C'è anche una cosa. Tipo? Ancora l'esperienza, la mancanza ancora di allenamento, insomma, ancora non si è messo in forma praticamente, però sono fiducioso al massimo. Sì, intanto salutiamo Marco e ciao, la ragazza. Marco, ciao Marco. Saluta Marco. Però noi... Amici nostri, un di saluto. E buonasera anche buonasera a voi. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera siamo in diretta. Siamo in diretta da Barbarados. E volevo dire, dato che lei c'è sempre stato allo stadio, un fervente tifoso, cosa diciamo ai tifosi che ci stanno ascoltando? La solita cosa che dici tu e tutti noi che amiamo il Crotone, forza è sempre Crotone. Forza Crotone, vado in piazza a stuzzicare i tifosi vai, storici. Vai. Buona serata. Ciao. Quindi continuiamo, vi facciamo vedere piazza Pitagora come di sera, anche perché il nostro canale lo seguono diverse persone che sono di Crotone ma non abitano a Crotone per motivi più disparati, per il lavoro, eccetera, eccetera. Quindi qua in genere la sera, ma anche la mattina, è il ritrovo dei tifosi storici, di coloro che ci sono sempre stati. Stiamo inquadrando un tifoso che ha raccontato, può raccontare tanti annali del Crotone, che è il signor Varano, che mi dice di andare via perché lui non parla alle telecamere, però sto vicino senza inquadrarlo. Stiamo raccontando una semplice serata del Crotone, il Crotone che è in cerca di punti, così come in cerca di tortellini emiliani. Le fa male la testa? Mannaggia, il signor Varano fa male la testa, lo inquadriamo da lontano per salutarlo. Lui dice che non gli piacciono le telecamere, nemmeno a me. Però concludiamo questo viaggio serale per vedere chi c'è. C'è poca gente alle 8 di questo giovedì. Chi doveva dare ha già dato, gli altri stanno cercando rifugio a casa per una serata dopo le castagne di Sandokan. All'inizio di questa diretta abbiamo sentito Sandokan e niente, questo è il Crotone di sera, piazza della resistenza, dove bisogna resistere, così come il Crotone dovrà resistere allo stadio Emiliano per cercare questi punti. Domani la squadra viaggerà da Crotone in terra emiliana con il volo charter e si sistemerà nel proprio albergo, e poi sabato alle 3 assisteremo chi da Sky e chi da DAZN alla seconda trasferta del nostro Crotone. Ci avviamo verso la conclusione, perché non vediamo ospiti che magari vogliono dirci qualcosa, vogliono darci il loro contributo. Il primo, per chi si fosse collegato in questa diretta, è il nostro amico Sandokan con le castagne. Stiamo vedendo invece un altro nostro amico che raccoglie per andare a casa. Ciao! Che ha lavorato anche lui
e che adesso ci dice che è ora di andare a cenare, di approfittare per tornare nelle nostre case. E questa è una serata in piazza. E vediamo un altro ospite, ma questo Crotone, così concludiamo con lei, ma questo Crotone a Sassuolo? A Sassuolo è dura. A Sassuolo. A Sassuolo è dura. Sarà, Sassuolo è una squadra organizzatissima, lo sappiamo bene, abbiamo visto il campionato scorso, ha rischiato di andare anche in Europa League facilmente. Noi ce la andiamo a giocare, ma non lo so, la vedo dura. Ma il Crotone, secondo lei, secondo te, che armi dovrà cacciare per vincere questa sfida? Guarda, io il Crotone in questo momento la vedo molto organizzata, però manca qualcosa in fase di finalizzazione, quindi penso che un esterno o quantomeno una punta potrebbero servire tantissimo. Centrocampo e difesa? Centrocampo, rumors dicono che c'è un certo Petriccione che dovrebbe arrivare insieme a Cigarini, lo vedo molto bene, proprio per impostare il gioco e dare ordine, quindi il centrocampo è forse il reparto che più mi piace, però l'attacco va migliorato. E in conclusione poi la lascio andare, ti lascio andare, ma quando manca Benali, dato che è colpito da questi infortuni, secondo lei cosa manca a questa squadra con le assenze di Benali? Manca un po' di fantasia sicuramente, mancano gli inserimenti dei centrocampisti e quindi il giocatore che fa da filtro tra la fase difensiva e offensiva. Cioè. Concludiamo Aldo, ma quando nuotavi, quando giocavi a pallanuoto, che ruolo ricoprivi? Io sono sempre stato un attaccante esterno, chiamiamolo così, anche se a pallanuoto si difende tutti, si attacca tutti, ma sono sempre stato un attaccante esterno. In meno di un minuto, per dirlo a chi ci sta seguendo, ma nella pallanuoto cosa fa l'attacco esterno? Ci puoi spiegare le differenze con il calcio? Allora, in questo caso non sono molto diverse, perché comunque il contropiede c'è una regola quasi unica per portarlo, quindi in apertura per arrivare poi servire il rimorchio da dietro. L'attaccante esterno è quello che porta la fase offensiva, la guida inizialmente, per poi concludere sul centro boa che è il finalizzatore della squadra. Però muoversi in acqua è difficile. Vabbè, è difficile. Bisogna avere una bella acquaticità. Ma il bambino che è con lei, tuo figlio, vorrà fare pure lui il nuotatore? No, lui vuole fare calcio. Quindi dice lui vuole fare calcio perché lui ti fa Crotone e vuole fare calcio. Quindi la moglie a casa sta preparando la cena. Sì, no, la moglie è qua, sta per arrivare. E qui nelle vicinanze. E per finire, come si dice? Forza Crotone, sempre. Va bene, ciao Aldo. Ciao. Ciao caro, forza Crotone. Sì, ha detto di sì. Quindi ci avviamo verso la conclusione di questo mini tour per la zona principale della nostra città, corso Vittorio Veneto, dove tanti anni fa c'era anche un bar sportivo dove si giocavano le schedine, dove si parlava anche del Crotone, ma come di tante altre squadre, perché tra le schedine e le scommesse era un ritrovo dei tifosi per parlare anche del Crotone. Crotone questa sera in solitudine, c'è poca gente, quindi noi invece ci avviamo verso la conclusione. Per chi si fosse collegato ora, abbiamo iniziato con Sandokan, con le Sandokan che si trovava qui vicino l'esercizio commerciale di Mannarino, ora è andato via perché ha detto di aver finito tutte le castagne, e quindi vedo questa macchina, non vorrei fosse di Simi, magari c'è Simi, vediamo. Simi? No, non è Simi. La macchina sembrava di Simi, magari avevamo anche lo scoop di avere Simi in diretta su Croton Blog, mentre invece di Simi dovete accontentarvi di me e della mia voce, dato che siamo in conclusione. Quindi di qua mi pare che non ci sia nessuno che possa interloquire, perché la città sta tornando a casa, i crotonesi tornano a casa, così come lo sto facendo io. E come fa? Domani è venerdì,
non lo so se di venerdì sera ripeteremo questa esperienza delle interviste in diretta in piazza, anche se mi sa che in piazza non sarà il luogo più opportuno, perché ci saranno i comizi finali, a noi non ci interessano queste questioni, ci interessa parlare della città di Crotone e parlare del Crotone come un modo per parlare anche di noi cittadini, perché come sapete già Croton Blog parla non solo del Crotone ma parla anche dei cittadini in questa forma che ci siamo inventati, spontanea, non costruita, e sta andando bene così. Quindi qui c'è una storica attività, un salumiere che il fratello è molto tifoso del Crotone, Leto, non mi sovviene il nome, lo sarà anche lui, perché so che hanno Sky, hanno DAZN. Va bene, grazie per essere stati in compagnia in questa diretta spontanea di Croton Blog, e per finire, come si dice, forza Crotone!